Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come avete detto dal titolo, oggi vi andrò a parlare della mia attrezzatura, o meglio l'attrezzatura che uso solitamente per realizzare i video su YouTube. L'attrezzatura in questione è quella che vedete esattamente qua sul tavolo. Eccola qua, perfetto. Però la vedremo insieme dopo la sigla. L'attrezzatura che uso per fare i miei video ovviamente varia in base alla tipologia di video che devo fare. Se devo realizzare video in studio, utilizzo attrezzatura diversa. Se devo realizzare video in esterna, uso un altro tipo di attrezzatura. Se devo fare video in moto, uso un altro tipo di attrezzatura. Ovviamente dipende dal genere di video che porto. Adesso però vi mostrerò di cosa è composta la mia attrezzatura generale. Iniziamo da un semplice GorillaPod. Sarebbe un treppiedi con le gambe regolabili, le puoi piegare in qualsiasi modo, in modo tale da poterlo attaccare a qualsiasi superficie, pali, alberi, qualsiasi cosa, e poter avere appunto la vite da 3,5, giusto? No, la vite da 1/4. La vite per attaccare la vostra fotocamera. Si può sganciare, sotto abbiamo la vite, nel senso il pirulino per avvitare, e niente, questo è, si attacca alla macchina fotografica e via. Potete attaccarlo dove volete o semplicemente usarlo come asta per i vlog, chiamiamola così. Passiamo avanti, abbiamo un farettino LED con la, diciamo, il diffusore intercambiabile, e ne ho anche altri di vario colore. Eccoli qua, un faretto LED dimmerabile con la batteria, che a me non funziona più dopo manco un utilizzo, non so per quale motivo, non si carica più. In teoria però, essendo una batteria NPF 550, dovrebbe essere una delle batterie Sony, dovrei poter risolvere cambiandola. In ogni caso ha anche la possibilità di essere alimentata con un alimentatore a parte, e io la utilizzo in questo modo. Ha anche l'attacco sotto per la vite, per metterla su un cavalletto, su uno stativo o su un qualsiasi accessorio che vi possa permettere di utilizzarla, e devo dire che la luce che fa è molto molto forte, però anche poco diffusa, molto direzionale, quindi non va assolutamente a sostituire un softbox, perché non fa la stessa cosa. Serve per utilizzi diversi, non sto qua a parlarvi dei suoi utilizzi perché appunto non è il video adatto. Comunque, togliamo da mezzo il nostro faretto e passiamo al prossimo oggetto. Stiamo parlando della nostra GoPro. In questo caso io utilizzo una GoPro Hero 6 Black, con la quale devo dire mi trovo decentemente bene. Ovviamente con tutti i relativi problemi che hanno le GoPro, però attualmente sul mercato sono le action cam migliori, diciamo, le action cam che usano tutti, quindi come qualità video nulla da dire. Considerando che questa registra un 4K a 60 fps, per fare i motovlog è più che sufficiente. Io infatti la GoPro la utilizzo principalmente per i motovlog, attaccata sul casco e via. Ovviamente la GoPro la conoscerete sicuramente tutti, quindi non mi sto qui a dilungare su dati e tutto il resto appresso sulla GoPro. Casomai, se volete, ci stanno altri video su YouTube, non penso ne farò uno io, magari in futuro, chi lo sa. Passiamo adesso, oltre al video, all'audio. Utilizzo questo microfono, che non sto utilizzando in questo momento, della Rode. È un lavalier della Rode, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, comunque trovate il link qui sotto in descrizione. Eccolo qui, un microfonino piccolo che si attacca sulla maglietta con la sua mollettina. Lo collegate tranquillamente col jack da 3,5 al telefono o all'acquisitore che utilizzate per registrare le vostre tracce audio, e fa decentemente il suo lavoro. Parecchi video su questo canale sono stati realizzati con questo microfono. Sinceramente non mi posso lamentare, molto consigliato soprattutto per il prezzo che ha, che è decisamente basso rispetto alla concorrenza dei microfoni. Ce ne sono altri anche molto più economici, però la resa audio non è delle migliori. Però comunque, per cominciare a fare video su YouTube, questo va più che bene. Lo utilizzano anche youtuber che hanno molti 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 più iscritti di me,
e fa la sua sporca figura. Poi comunque, essendo molto versatile, comodo e piccolo, non credo ci sia di meglio per il suo utilizzo. Andiamo avanti e passiamo a un comodissimo oggetto che però bisogna utilizzarlo con cura e soprattutto saperlo usare. Stiamo parlando di una, come l'ha definita DJI, una flycam. Stiamo parlando del DJI Mavic Mini, che è un drone a tutti gli effetti. Eccolo qui, il nostro piccoletto di casa. Vi devo dire che questo drone l'ho amato fin da subito, da quando è uscito. Appena ho visto che DJI ha presentato questo piccolino, me ne sono assolutamente innamorato, l'ho preordinato ed è arrivato a casa in tempo, diciamo, per le consegne che dicevano. Qui abbiamo il suo controller, il suo radiocomando chiuso, aperto si presenta in questo modo, e ci sono qui sotto i joystick da avvitare subito e via. Comunque stiamo parlando di un drone che appunto pesa meno di 250 grammi, come potete vedere pesa 249 grammi ed è, rientra nella categoria C0, ovvero non c'è bisogno di patentino, di assicurazione e tutto, però adesso la normativa è cambiata, non mi sono informato più di tanto, ma ci dovrebbe essere bisogno di comunque una sorta di autorizzazione al volo, di un'assicurazione annua che si paga, non so quanto si paga, se al mese. Comunque potrete volare senza particolari problemi con questo drone in parecchi posti, tranne ovviamente le no fly zone, sopra assembramenti di persone. In generale comunque è sempre un drone e va utilizzato con cura, con cautela e con le varie precauzioni del caso. Sul canale potete trovare già dei video che ho realizzato con questo piccolino. Non sono nella qualità massima perché appunto non li ho renderizzati nella maniera giusta, me ne sono accorto solo dopo averli caricati su YouTube. Oltretutto, con la compressione di YouTube il file non risulta come il file originale, e di questo me ne sono pentito amaramente, però arriveranno dopo questa quarantena sicuramente altri video anche con lui. Stiamo parlando di una fotocamera, anzi di una videocamera stabilizzata su tre assi con il suo bellissimo gimbal da 2,7K, la registrazione massima, in qualità massima, a 30 fps, invece in Full HD registra anche a 60 fps, però la qualità video che caccia questo piccolino è veramente veramente tanto alta. La mia dotazione, diciamo tech, per quanto riguarda i video finirebbe qua se non fosse per la mia fotocamera principale, che in questo momento non saprei come farvela vedere se non facendovi scorrere qui delle clip. Quindi stiamo parlando di una Sony Alpha 5100, con la quale mi trovo discretamente bene, perché comunque è una fotocamera che registra in Full HD a 60 fps. Ho un obiettivo 16-50 stabilizzato che viene fornito, diciamo, in bundle con la telecamera di serie. Non sto qui a parlare della telecamera, comunque per il prezzo che ha, che adesso si trova sui 350-300 euro, è un best buy, quindi ve la consiglio assolutamente se volete iniziare su YouTube. Io ho iniziato con lei e sto continuando con lei, non si sa ancora per quanto. Mi piacerebbe molto fare un upgrade a una fotocamera migliore, però purtroppo per quello che vorrei acquistare io i soldi da spendere sono veramente tanti e adesso non è il momento. Considerando che comunque in condizioni di luce ottimali questa macchina fotografica per YouTube si comporta veramente bene, con le ottiche soprattutto giuste, io ancora non le ho cambiate perché appunto non mi sentivo pronto a fare questo cambio, però con le ottiche giuste, c'è un video di Simone Cioè in cui spiega appunto le ottiche da utilizzare su questa macchina, che è veramente veramente fatto bene, andatelo a vedere, ve lo consiglio. Come treppiedi per appunto appoggiare sopra la mia fotocamera utilizzo un treppiedi di K&F Concept, un treppiedi molto economico ma molto funzionale e resistente, acquistato su Amazon, col quale appunto mi ci trovo molto molto bene, non ho mai avuto problemi, un bel cavalletto. Le luci le avete viste prima e niente, per questo video io direi che è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!